Sera Gualtieri cosa fa? Expo. Canta. Ti ho perso quest'inverno, ma in estate. Cosa? Mi ricordo Roma, tu mi eri tra le candidate. Sì, sì, sì. Ma poi sono subentrati gli arabi con tanti bei milioni. E hanno vinto. Quanti infatti, milioni? Tanti, sì. Addio Expo. Eh sì, addio. A New York, però, l'ha visto il microfono? Che mi gracchiava, visto. Vedevo la mia autostima che franava, non faccio che pensare a quell'orrore, no, ormai è passato del tempo, fare il sindaco è in inferno, no, come fare il sindaco in inferno, non riesco a sistemare mai le cose, dovrebbe farlo però, i cantieri che mi oscurano quelle poche rose, infatti, e io mi chiedo, cosa? Ma sto lavoro? Lo so fare. Speriamo di sì, perché l'hanno eletta. Non lo so fare. No, addio, sì. Expo. No, vabbè. Non lo so fare. Addio, Expo. Sì. Se sapessi fare, non direi addio, Expo. Oh, buonasera, Gualtieri. Buonasera a lei. Cosa c'è? Cosa fa? Guarda l'orologio. Non guardi l'orologio. No, perché dovevo fare una cosa tra mezz'ora, ma non cosa? Mi ricordo più. E cosa doveva fare? Non importa. Che mi diceva, scusa? No, dicevo, avete perso l'Expo. È stata una bella mazzata, eh. Sì, ma allora perché cantava estate? No, non cantavo estate, cantavo testate. Cioè? Sulle testate che do nel muro tutte le mattine. No. Pum, pum. Ma quando mia moglie si sveglia e mi dice, è ora di svegliarsi, sindaco Dormiglione, no. Apre le tapparelle, e io pum, pum, do le testate nel muro. Lei non mi vede perché tira sulle tapparelle. Testate. Certo. E fa, ma che fai, delle testate? No, amore mio, dico solo, smettila di chiamarmi sindaco. Vabbè, e lei, no, smettila tu di rimuoverlo, amore, tu sei sindaco. Ma perché lei lo rimuove. Ma che cosa? No, che è sindaco. Perché sono sindaco. Eh sì, lei sì. Ha ragione, lo rimuovo, vede? Lo rimuovo tanto. Spesso, mi succede tanto. Questo. Ma sì, perché sì, rimuove? Perché? Come perché, vede, io mi muovo così bene tra i meandri delle corde della chitarra, vede? Sì, abbiamo visto, se faccio bravissimo. Un sol minore, nona, sesta, e poi un diminuita. Non mi muovo frega, meglio tra le corde della chitarra. Sì. Che tra le grane di Roma. Ho capito, ma lei se lei mi chiede di fare un accordo di si diminuita nona sesta, sì, io glielo faccio a occhi chiusi. Bravo. Ma se lei mi chiede di smettere di far andare a fuoco i pullman di Roma, che dovrebbe farlo? Piuttosto chiede ai Maneskin se nei loro concerti posso portargli gli amplificatori. Vabbè, ma adesso non pensi credo che è bello se tutte le mattine mia moglie invece di chiamarmi in quel modo là. Certo, sindaco. Perché sono sindaco. Certo, sì. Ma non porto gli amplificatori ai Maneskin. Ma no. E lo so. No, infatti. Guardi, da quando a Roma c'è la Raggi non si vive più. No, ma è sporca, è piena di turisti. Sì, ma mancano i taxi, il traffico, i cantieri. Sì, guardi che la Raggi non c'è più, eh. Ah, e chi c'è? Ma come chi c'è? Lei? Io? Sì. L'ho rimosso di nuovo. Eh sì, ma troppo. Ecco. Mi scusi, ma ora devo andare. Perché? Dove va? Dove va? Guardi, c'ho il dottor Servini Branchinari. E chi è? Beh, è un bravissimo psicologo. Ah, ecco. Secondo lei dice che si arrabbia. Cosa? Se ci vado con l'amplificatore dei mani. Ma guardi, se è psicologo capirà, sì. Lei non sa quanto è bravo. Meno male. Mi aiuta con sta cosa della rimozione. Speriamo. Non mi fa pagare. Addirittura. Manco se fossi il sindaco di Roma. Ma lo è.